Ciao ragazzi! Prima di lasciarvi al video, vi ricordo una cosa importantissima. Se avete bisogno di tute da calcio, magliette da calcio, pantaloncini, completini per i vostri bambini, tutto quello che volete, andate su www.keycalcio.net. Ragazzi, hanno di tutto e di più. Ottima qualità, ottimo prezzo, ragazzi, i prezzi sono veramente convenienti. Poi avete lo sconto self. 15% e risparmiate qualche cosina. Vi lascio ragazzi anche il catalogo qua in video perché c'è una grande, grande offerta. Sopra i 79 euro di spesa, la spedizione è gratuita. Ma ragazzi, adesso vi lascio in video l'offerta perché potete avere un kit in omaggio, due kit in omaggio. Leggete bene perché è veramente tanta, tanta roba. Hanno anche Telegram per qualsiasi dubbio su taglie, qualsiasi cosa che volete, ragazzi. Andate qui sotto in descrizione, trovate il canale, trovate Telegram, trovate tutto quello che vi serve. Mi raccomando, mettete self dove c'è la parola codice sconto, self per avere il 15%. Ragazzi, potete avere le magliette nuove come questa. Hanno le magliette anche vintage come questa. Tutto. Chi lo sostituirebbe al Milan? Allora, che sì, diciamo che in questo momento c'è anche il Real Madrid. Abbiamo saputo che Ancelotti l'ha chiesto ufficialmente alla società e spera di battere la concorrenza del Paris Saint-Germain, ovviamente a suon di milioncioni. È praticamente impossibile che si possa rinnovare con il Milan. Milan che va su Renato Sanchez, che è il giocatore portoghese del Lille, che viene visto in questo momento come sostituto naturale di Kessié, e su questo obiettivo sta lavorando Maldini. Non è facile l'operazione, perché Sanchez ha il contratto in scadenza nel 2023 e viene quotato circa 30 milioni di euro. Però non dimentichiamo che è un giocatore del Lille e quindi di quella squadra il cui proprietario è lo stesso proprietario del Milan. Un po' un'operazione alla Maignan, magari. Un prestito oneroso con obbligo di riscatto potrebbe, diciamo così, dare uno sbocco. Possiamo dire che in questo momento Kessié lascerà il Milan al 90% e che Sanchez a sua volta all'80-90% è il naturale sostituto. Altre domande? Sì, allora, prima di continuare con le domande, salutiamo Gianluca Vigliotti in collegamento da Napoli, anche se Bueno. non ci puoi rispondere, ti Ti ringraziamo per... salutiamo ti comunque. salutiamo comunque. Ciao Ciao capolista. Gianluca, ciao Gianluca. Ecco, non ci posso più. Scusami un attimo, perché volevo chiedere su quello che ci ha detto Fabio Santini. Tiziano, Renato Sanchez è il sostituto naturale di Kessié, secondo te? Può essere un sostituto come Favre o Adli, anche se hanno caratteristiche diverse. Cioè un giocatore come che sì, è difficile da trovare un'altra alternativa. Si era provato con Bakayoko, ma Bakayoko non è che sì. Quindi sarà un problema non indifferente sostituirlo. Certo. Allora andiamo avanti. Mattia da Caltanissetta chiede: ho sentito di Perisic che vuole andare al Milan. Che succede? Dunque, no, Perisic lascerà l'Inter. Il suo procuratore sta facendo un po' il giro delle società e diciamo che, tra l'altro è stato proprio 7 gol da darla in anteprima, ha bussato anche alla porta del Milan. Cosa può succedere? Perché? Perché in realtà la famiglia vorrebbe rimanere a Milano. Però diciamo che in questo momento è più facile che Perisic faccia un ritorno in Germania e segnatamente al Bayern di Monaco. Bisogna andare a capire con chi verrà sostituito all'Inter. E allora noi possiamo dire un nome che è Kostic, che è l'esterno dell'Eintracht Francoforte, Eintracht Francoforte, che a fine anno, no, attenzione, scusate, ha il contratto in scadenza al 2023 e la sua quotazione in questo momento è di 20 milioni di euro. Però attenzione, perché il suo agente è Lucci. Lo stesso di Vecino, Correa, Dzeko e Kolarov. E proprio Kolarov con Lucci stanno cercando di costruire una situazione favorevole affinché Kostic possa venire a Milano, però ovviamente a giugno 2020.